Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Parleremo bene di che cosa? Di Virtual World, il mondo virtuale, una serie creata apposita di me. Ok? E quindi che cosa andremo a fare? Il terzo episodio. Ho delle foto e poi andremo insieme a guardare la spiaggia tipo in diretta. Va bene? Per vedere se c'è vita terrestre. Beh, intanto vi auguro una buona visione. Ragazzi, eccoci qui. Le due isole, giusto? Si è aggiornata. Beh, che cosa vi dirò? In privato l'ho fatto però, cercare per non perdere tempo. Forse che io ho trovato qualcosa, ma ora vi mostrerò le foto su quello che ho trovato. Innanzitutto guardate qua, quello lì è il traghetto. No, aspetta, lo yacht. Che c'è un idrofono per captare se sono mostri marini. Se esistono. Nel mondo virtuale sto parlando. Queste isole in realtà non esistono. Questo è il mondo virtuale, una serie creata da me, capito? Virtual World. E quindi, guardate, nella mappa prima non lo dava, che coincidenza, giusto? Qua. Potrebbe essere una città. Qui è la barriera di Sand Beach, la grande barriera corallina di Sand Beach. Adesso qui ragazzi, perché questo cerchio cerchiato? Beh, questa è la grande barriera corallina di Sand Beach. E infatti è lì. Quella è Isla Nublar. La vedete là? Quell'isola molto lontana. E questa è la spiaggia di Sand Beach. Foto scattate di recente. Gli alberi ci sono, certo. Si vedeva già dall'alto. Questo si sapeva. Ma non si sa se c'è vita. Tipo qualche traccia di animali o persone. O altro. Boh, non saprei. Comunque, in una foto ho intercettato questa strana sagoma. Cosa pensate che fosse? Guardate, dietro un tronco. Familiare, vero? Forse potrebbe essere una scimmia. Più plausibile. Però non è finita qui, ragazzi. Guardate cosa c'è. Uno skateboard. Quindi vuol dire che c'è stato qualcuno e l'ha utilizzato e l'avrà abbandonato qui. Forse ci siamo, ragazzi. E qui forse non ci sarà traccia di niente, giusto? Solo alberi. Qua siamo addentrati nella foresta. Siamo addentrati. Poi qui ho trovato una strana cosa, ragazzi, in questa foto. Ora andiamo a ingrandire per scoprire di che cosa si tratti. E ora stiamo andando. Qua. Là, vedete quella strana sagoma tipo bianco e un po' più nero? Sembra qualcosa di strano, vero? Qua, visto? Cosa potrebbe essere? Forse una corteccia di un albero, boh. Ma non dimostra prova che ci esista qualcosa. Ci vogliono più prove fondate. Poi qua ci sono impronte. E lì guardate che cosa c'è, una strana sagoma. Può essere qualche persona. Può essere ragazzi. Quindi abbiamo trovato veramente la vita terrestre. Ma non parlo solo di umani.
ma anche di animali o altro. Potrebbe essere anche una roccia a forma di persona. Beh, che è una foto. Poi altre impronte qui, giusto? Adesso mostrerò la diretta della spiaggia di Sand Beach. Eccoci qui, ragazzi. Alla spiaggia di Sand Beach. Non funziona questa telecamera. Ah, così va meglio. Cosa? Guardate, ci sono delle impronte. Vabbè, ve l'avevo mostrato. Se ci sono impronte, vuol dire che ci sono qualcosa, ragazzi. C'è qualcosa. Potremmo scoprire anche la vita terrestre. Un'ottima notizia, no? Abbiamo scoperto la vita marina, vabbè, i pesci. Ma ancora non abbiamo scoperto molto sulla vita marina, ma indagheremo sempre a fondo. Cosa? Guardate, ragazzi! Forse è un'illusione, vero? Ho visto, ve lo giuro. Quel punto lì muoversi, quel coso nero là, lo vedete là? Che si muove. Infatti, no, 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 si sta muovendo. Forse è un'illusione ottica, non lo so. Qua, 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 là. Questo è il massimo ingrandimento. Non è un'illusione ottica. Questo è un segno che c'è la vita terrestre, raga. Come hanno fatto allora a sopravvivere? C'è stato un enorme terremoto quando ho cancellato Zombie Tsunami e Garbatron. Sono affondate alcune terre che sono state cancellate. Di nuovo, guardate. Nel frattempo guardiamo in altri posti. No, non c'è nessuno. Aspettate. Forse. Un'altra sagoma strana, raga. Un'altra sagoma strana. Strana, ma l'abbiamo trovato. Quello che cosa è una specie di albergo? Boh, intanto la foresta è là. Non posso più ingrandire di troppo, ragazzi. Di nuovo. E quello che cos'è? Raga! Guardate! No, 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 no. Un UFO! No! È un UFO, raga! Ma li avevo eliminati!
Me lo ricordo, Grabatron. No ragazzi, ma io Grabatron l'avevo cancellato. Sul serio? Controlliamo. No, non posso controllare. È lì sopra. Abbiamo scoperto anche qualcos'altro a parte ricercare la vita terrestre. Anche qualche traccia extraterrestre è rimasta. Spero che non sappiano di quello che ho fatto, perché altrimenti manderebbero tutto da capo. Qualsiasi cosa del mondo virtuale. Perché avevano questo piano. Se io li avessi abbandonati, loro avrebbero cancellato tutto, renderlo tutto da capo, quindi rifare Angry Shark, altri giochi. E io non ho intenzione. E io non ho intenzione, ragazzi. E perciò ho deciso di cancellarlo. E anche loro. Tutti gli alieni che erano rimasti lì. Ma il lato positivo forse potrebbero essere buoni. Non è detto che tutti gli extraterrestri possono essere cattivi, Anche l'essere umano è un po' spregevole. E c'è anche gente... Guardate, è sparito! È sparito! Ragazzi! È sparito! Ragazzi, seriamente, abbiamo preso un UFO. No, ora è riapparso di nuovo. Ora è riapparso. Incredibile. Incredibile, ragazzi. Mi sono girato ed è sparito. Dove è finito? Niente, è sparito. Niente. Comunque, a parte scoprire la vita terrestre, se ci sono umani o animali, abbiamo scoperto anche qualcos'altro. Io me ne ero sbarazzato di loro. Se no mi rendevano tutto da capo. Spero che sono con buone intenzioni questi qui. Ma comunque. Ah, ora è riapparso. E scompare. E ricompare. Ma. Scompare e riappare, certo, tipico degli UFO. Oggetti volanti non identificati, fanno zigzag, scompaiono, riappaiono. Velocità supersonica che nessuno li può anche vedere. Nell'episodio recente, cosa è passato? No, è passato qualche altra sagoma. No, forse... mi sono sbagliato. Guardiamo l'UFO di più. Faccio lo screen. Perché ho bisogno di foto. Ho bisogno. Per capire. Dovrei costruire un radiotelescopio per comunicare con questo oggetto apparso all'improvviso. Già l'idrofono, vediamo se scopriremo anche se esistono anche i mostri marini. Ma qua è proprio scioccante. Io mi ero sbarazzato di loro. Spero che non siano quelli, perché altrimenti ho buttato tutto. Ho sprecato. Si spera.
Comunque andiamo a esplorare un'altra zona. La foresta. Se la camera mi funziona. Niente ragazzi, la fotocamera a quanto pare ha smesso di funzionare perché... No, videocamera, giusto. Ho sbagliato io. Ha smesso di funzionare perché la batteria si è scaricata. Per mostrare la diretta. Comunque il video si può concludere qui. Va bene, però sono preoccupato dell'agghiacciante scoperta che ho fatto sulla spiaggia di Sand Beach. Beh ragazzi, spero tanto che questo video bende di Virtual World, episodio 3. Alla ricerca di vita terrestre. Beh, ma riguardo all'incontro inaspettato, ragazzi, quello nel prossimo video, nel quarto episodio, che dirò, nello scorso episodio mi pare di aver avvistato un UFO. E poi spiegherò anche il motivo come non dovrebbero esistere più gli alieni in questo mondo. Perché mi ero sbarazzato di loro, ma qualcuno si sarà salvato, quindi. Il problema è spero che non siano con cattive intenzioni, perché altrimenti Angry Shark, altri giochi, tutto da capo, perché distruggono tutto. Spero che non sono quelli con le cattive intenzioni. Beh, poi vedremo. Comunque spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like. E noi ci vedremo in un prossimo video col quarto episodio che spiegherò su questa cosa strana che si è stato avvistato nella spiaggia di Sand Beach. Mentre riprendevo il cielo e se passava qualche traccia di vita. Va bene, alla prossima, ciao.